tutti gli altri. Io sono Giorgio Caporaso, e grazie di essere qua, e sarete tutti voi che farete assistenza alla morte. Vi dispiace se faccio una carrellata veloce e mi dite il vostro nome, che così è più bello? Io Laura. Andrea. Lea. Valentina. Irene. Ilaria. Roberta. Camilla. Maricla. Claudia. Giorgia. Silvia. Martina. Bene. Ciao a tutti. Allora, io vi ho fatto portare un catalogo della mostra della mia personale che è stata fatta l'anno scorso, perché il catalogo nuovo è in stampa e sarà pronto per i 10 minuti prima dell'apertura dell'inaugurazione. Sperando, perché so che stanno lavorando giorno e notte per realizzare tutti i materiali. In questo catalogo vedrete sicuramente quali sono i principi ispiratori di questa Eco Design Collection, di cui c'è stata la prima personale l'anno scorso, ed è stata una personale con i prodotti dall'inizio, con dei prodotti anche storici. Diciamo che il prodotto generatore è stato Moore. Quindi lì troverete Moore, che è composto a forma di Z, ma si può comporre innumerevoli modi, e poi ci saranno altri prodotti fino al 2013. L'esposizione di quest'anno invece avrà prodotti totalmente inediti che saranno esposti per la prima volta qui da sabato, e poi qualcuno di questi sarà esposto dalla settimana dopo a Milano durante il circuito del Fuorisalone. Infatti esporrò in vari posti del Fuorisalone, di cui il più importante, perché per quantità di persone, sarà la Fabbrica del Vapore, che è in collaborazione col Comune di Milano, molto grande, e sarà dedicato anche a temi inerenti al design e l'ecosostenibilità, e poi ci saranno altri spazi. Io a questo scopo vi ho portato degli inviti per i nostri eventi al Fuorisalone, in particolare questo è inerente allo showroom di Cinzia Rocca, che è in centro a Milano, dove ci sarà l'inaugurazione il 10 di aprile. Siccome sono inviti ed eventi a numero chiuso, nel caso qualcuno volesse partecipare, vi chiedo cortesemente di avvisare il loro ufficio stampa, così almeno sanno chi può andare. Anna, tu riesci a dargli i temi? Fai questa cortesia. E poi ci sono degli inviti, però non so se ne ho abbastanza, perché io ne ho portati 10, ma dopo ne ho altri in auto, che sono pieghevoli, con l'invito inerente alla mostra che ci sarà dopodomani, a cui sicuramente, cioè, spero che ci sarete, siete tutti invitati, ma anche i vostri compagni, colleghi, amici. È bello vedere le nuove idee nel settore del progetto. E questi sono quelli della mostra. Questi sono quelli generali inerenti, questo è quello che ci trova con dentro gli eventi generali. Poi ci sono tutti gli eventi, dietro vedete che ci sono tutti. Allora, io vi faccio una breve spiegazione della Eco Design Collection e poi dopo magari parliamo dei prodotti che ci saranno quest'anno. L'Eco Design Collection si chiama così, anche se io avrei voluto chiamarla Design Collection, perché ritengo che
il settore del design, l'eco, l'aspetto, l'approccio alla sostenibilità ambientale e non solo, adesso qui si apre una parentesi, secondo me anche la sostenibilità economica, il rispetto della persona, della dignità della persona che lavora, allora chiudo, se no mi dilungo troppo. Comunque la sostenibilità ambientale dovrebbe essere un dato di fatto, un assunto già non più discutibile, ormai dovrebbe, ma non è così, mi hanno detto, anzi, hanno voluto assolutamente tenere questa specifica eco perché dicono è giusto differenziare perché ancora nel mondo dei prodotti è una percentuale molto contenuta, anche perché presuppone dei metodi di lavoro diversi, bisogna ritornare a un metodo produttivo industriale un po' più lento, meno, come si può dire, di massa, e quindi ancora non avviene ancora una situazione del genere. Una cosa importante che magari vi chiederanno, uno degli aspetti principali su cui si soffermano di questa collezione di design è il materiale. Vedono il cartone e dicono è sostenibile, è ecosostenibile. Invece io porto avanti un discorso diverso, dico non è il cartone. Il cartone è uno delle componenti. Le componenti fondamentali sono altre. Come in una in varie situazioni della vita, in varie situazioni della produzione, in varie situazioni di vario tipo, sono più elementi sinergici che insieme danno un risultato, anche in questo caso è la stessa cosa. Il cartone, il materiale è uno dei componenti, sicuramente è importante perché il cartone è totalmente riciclabile, riciclato, può entrare dentro in varie situazioni. Però vi faccio una domanda. Secondo voi è più sostenibile una sedia in cartone che dura 3 giorni o una sedia in legno che dura 6 anni, 7 anni? Secondo me è la sedia in legno. Infatti. Quindi fare una sedia in cartone che dopo 30 ore che si usa si disfa può andare bene magari per un evento temporaneo così, però se dobbiamo far concorrenza con i prodotti tradizionali non è questa la via. Io sin da 10 anni fa, quando ho iniziato a lavorare su questi temi, col mio studio ci siamo posti questo dubbio. Infatti tutti quanti lavoravano in una certa direzione. La direzione su cui ho iniziato a lavorare il mio studio è stata abbastanza unica, a parte mostri sacri da Gary e altri che hanno fatto prima delle cose già negli anni 70, ma loro sono dei visionari molto bravi e hanno già esplorato delle cose. Noi abbiamo approfondito dei concetti e li abbiamo portati avanti. Quindi il prodotto ecosostenibile o comunque con materiali riciclabili deve poter essere alternativo al prodotto tradizionale. Poi anche lì subentrano vari aspetti, la sedia in legno può essere fatta con legno certificato da foreste a controllo, quindi anche lì senza collanti tossici, senza vernici tossici a base d'acqua, quindi anche lì ci possono essere tante innovazioni in prodotto. Però se vogliamo prendere un prodotto che è totalmente riciclabile abbiamo scelto in certe direzioni. Quindi il cartone è una cosa. L'altro aspetto è importante. Io per esempio sono un gran curioso, sono continuamente, perennemente curioso del mondo, anche quando vado in giro cerco, ho sempre le antenne molto alte e continuo a reperire parecchi stimoli. Anzi, a volte mi pongo delle risoluzioni, delle esigenze che magari non sono ancora totalmente espresse. Girando per i supermercati, per i punti vendita in giro, sento tante volte delle persone che sono banali, sono fatti della vita comune, ma sono significativi. La signora che dice al marito, compriamo questa sedia qua, ma come abbiamo comprato quella lì l'anno scorso, no? Magari a un grosso centro, a un centro di grossa distribuzione, di vendita organizzata. Dice, sì, ma tanto per quello che costa, 49 euro, la plastica si è graffiata, la buttiamo via. Ecco, questa è la mentalità su cui dobbiamo combattere. Quindi tante volte i prodotti si buttano via non perché non funzionano più, ma perché non piacciono più o perché passano di moda. Quante cose per esempio andavano di moda, dopo 3-4 anni non sono più di moda e si buttano via se funzionano ancora. Quindi anche il concetto, l'approfondimento di studiare, si può cambiare solo la parte visibile e mantenere per buona la sostanza e quindi è sostituire solo un 5% del prodotto, che è la parte più visibile.
E così abbiamo fatto il sistema Moore, ma il sistema Moore Lite, che è un'evoluzione, poi il mini Moore, e così le sedie twist, e così la chaise longue, hanno i laterali che sono completamente smontabili dall'utente. Io ho lottato con l'azienda per vendere, per poter vendere anche negli anni delle nuove collezioni, dei nuovi colori, in modo che, se uno lo desideri, possa sostituirsi solo la parte visibile, la parte che ti dà la sensorialità del prodotto. Perché? Perché io ritengo che la sostenibilità, l'ecosostenibilità, il prodotto ecosostenibile non deve farci tornare indietro, ma noi siamo abituati a soddisfare di avere dei desideri, dei piaceri di utilizzo dei prodotti. Avere il piacere di un prodotto che ci soddisfa anche sensorialmente e ci piace tenerlo, non lo dobbiamo tenere, anche se ci sta sul negozio, perché è ormai non piace. Quindi la possibilità di poter cambiare i colori o cambiare le fantasie delle finiture è importante, perché crea anche una nuova affettività verso un prodotto. Noi non abbiamo più i nostri prodotti, li gettiamo in discarica facilmente, se siamo insoddisfatti pensiamo che sia una cosa senza valore. Invece magari il fatto di poterlo sostituire è riparabile. Io ho lottato con l'azienda anche perché possano fornire i pezzi di ricambio, quindi la riparabilità nel prodotto di arredo è una cosa importante. Se io usuro un pezzo o si danneggia un altro perché succede qualche evento, posso sostituire solo il pezzo danneggiato. Quindi pensate al risparmio che si può avere. E poi questo ci permette di dire all'oggetto sei quasi un soggetto inanimato, ma sei un soggetto che nella mia vita mi soddisfi delle necessità, delle esigenze, quindi io ti rispetto e rispettandoti non ti butto in discarica così semplicemente, ma magari cerco. Cioè, quindi l'attribuzione è anche di un valore affettivo nei confronti, sì, certo, dell'oggetto, cioè non un certo oggetto d'uso di consumo, certo, ma un'attribuzione di importanza, di significatività anche, sì, per la nostra, sì, vita. Sì. Infatti, ecco, che vado a elencare gli altri parametri importanti, il materiale, ma la personalizzazione, quindi soddisfare delle esigenze anche mie personali, quindi la possibilità di avere delle finiture o delle situazioni personalizzate e poterle cambiare, la trasformabilità per non subire l'usura delle mode e cambiare solo la parte sensoriale. Altro aspetto fondamentale è la componibilità, la modularità. Ormai la vita non è più come fino a 30 anni fa, uno iniziava a lavorare in un posto di lavoro e quello era il posto di lavoro, o uno andava in un appartamento e quello era l'appartamento di tutta la vita, oppure uno si sposava e il matrimonio era per tutta la vita. La società ci sta portando a mutarci, la società ci costringe a mutarci perché sta mutando. Il bene e il male comunque stanno tanto, come fa parte di ogni aspetto degli eventi dell'uomo e degli aspetti sociali dell'uomo. Questo qui ha comportato che la nostra società è sempre più fluida, mutevole, anche la nostra vita. Se io vivo in un appartamento adesso, facilmente può capitare che per degli eventi, per lavoro, mi devo trasferire, ho bisogno di cambiare perché l'affitto, perché devo trovare un appartamento più grande, più piccolo. È molto mutevole. E a volte i nostri oggetti che prendiamo per uno spazio non sono trasformabili, non sono modulari, non sono componibili, quindi io non posso rimetterli in uno spazio nuovo. Dove è possibile, i miei prodotti sono molto modulari, sono molto componibili, smontabili e rimontabili. Quindi se io sono in una cameretta e ho iniziato a farmi una libreria con il mio sistema Moore Lite, quando mi sposo, magari nella cameretta da mio figlio o magari in una mia stanza che mi faccio, posso portarmi quel sistema e allargarlo, comprarmi altri moduli e magari cambiargli la finitura. Se avevo la finitura in legno o se avevo la finitura laccata bianca, perché ero più giovane, mi piaceva il laccato bianco, con la maturità mi piace l'essenza di legno, gli posso cambiare la finitura e mettere l'essenza di legno, la posso rimodulare. Non solo, posso anche fare altre forme. Quindi possono diventare degli sgabelli, possono diventare delle colonne, possono diventare dei torni, possono diventare delle librerie basse o delle librerie alte, a mia discrezione. E poi, quindi, materiale, trasformabilità, personalizzazione, modularità, componibilità,
Un altro aspetto importante è la multifunzionalità. Se io posso fare più funzioni con lo stesso prodotto, sicuramente risparmio. Un esempio di questo può essere la seduta, la used to chair, la chaise longue. È una chaise longue ed è questa, ve la faccio vedere così riuscite a capire meglio. È questa qua. Questa chaise longue qui è sia chaise longue che poltrone insieme. E come succede con una semplice rotazione, perché il prodotto da usare deve essere facile. Ricordatevi, dal mio punto di vista, il mio approccio progettuale, la semplicità di un prodotto è un risultato che si raggiunge con fatica, tirando via elementi su elementi, riprovando, prototipando, riprovando ancora fino a che si arriva a un punto in cui si ritiene che non c'è più nulla da togliere e da aggiungere. A discrezione dell'artista, del designer. Questa qua, se vedete, anche la sua forma è stata studiata tutta in modo che potesse servire alla funzione ed è venuta anche piacevole, tanti dicono che è molto sensoriale, molto bella, ma non è forma pura, come posso dire, decorazione pura, è proprio il rapporto forma-funzione molto forte. Questa curva qui che vedete, tutti questi elementi qui che la muovono è stata studiata per eliminare materiale, metterne il meno possibile e poterla rendere anche facilmente ruotabile. Quando voi la prenderete, se capiterà in qualche mia esposizione di poterla usare, voi vedrete questi elementi di apertura che sono anche belli. Basta prendere e puntare il piede, si tira la chaise longue, c'è uno studio dei baricentri, a un certo punto la rotazione ti aiuta e ti agevola ad andare nella posizione di poltrona e viceversa. Questa fessura che vedete qui davanti serve per risparmiare materiale, ma serve anche per inserire dentro il suo materassino che viene arrotolato, se uno non lo usa lo inserisce dentro, quindi ruotando la poltrona il materassino rimane dentro, così cuscino. Questa cavea che voi vedete, che è questa cavea qua, serve sia per risparmiare materiale, ma serve anche per il suo utilizzo per un oggetto che è qualcosa che noi utilizziamo anche per ritrovare un po' la nostra privacy. Io sto leggendo un libro che mi piace molto, ho una coperta che adoro, ho una rivista che adoro leggere, la inserisco nella sua cavea, me la contiene. E quindi io anche ruotando la seduta viene contenuta nella sua cavea. E io facilmente, stando sdraiato sulla chaise longue, seduto sulla poltrona, la prendo e c'è anche questo concetto, la tieni sollevata da terra, non è appoggiata a terra, non mi devo alzare, è qualcosa che in quel momento fa parte della mia necessità e del mio desiderio che in quella vita ho. Si può mettere anche il cuscino per il gatto e il cagnolino, che se è meglio tenerlo con noi, può essere. Inoltre, e quindi questo è un esempio di multifunzionalità, e così il tavolino tappo. Il tavolino tappo è un tavolino, ma nello stesso tempo è... Vediamo, c'è qualche cosa. È un tavolino, è una lampada, è un contenitore, e adesso verrà presentato quest'anno, avrà delle funzioni ulteriori in più. Con l'Istituto Interuniversitario abbiamo portato avanti delle ricerche molto avanzate sui materiali e sarà anche un partire di conti e profumatore dell'ambiente. Questo qui, quindi, perché fare un solo tavolino pieno consumando più materiale quando questo può fare molte più funzioni? Il suo piano è facilmente asportabile, semplicemente dentro il vuoto è illuminato con dei LED a bassissimo consumo e può essere utilizzato anche quando è luminoso. In più, come dicevo prima, che la società muta, 20 anni fa non sarebbero state necessarie queste esigenze, adesso si può contenere tutti i cavi che servono per contenere i trasformatori per caricare i nostri smartphone, i nostri tablet, i nostri PC portatili, e ha 4 fessure dove esce fuori solo il cavetto, quindi senza avere un ingombro che è anche fastidioso, è anche un disturbo visivo a casa nostra, tutti questi cavi che sono disordinati sono contenuti dentro questo tavolino qua e io tiro fuori solo il cavetto che collego al mio smartphone,
è alto, mi pare sui 40, adesso è 38, cioè è un tavolino, è un coffee table, è un tavolino basso proprio. Adesso è stato fatto anche nella versione XL, quindi lì ci mette dentro di storico. E tra l'altro quando lo aprite, nonostante sia luminoso, si può utilizzare perché sono nascosti dentro. Altra cosa, la colonna che voi vedete qua, sempre nel discorso della trasformabilità, è sostituibile, totalmente disassemblabile. I ripiani sono di vari colori, di varie finiture, possono essere cambiati, quindi se io lo prendo verde acido, fra un anno lo voglio arancione e diventa arancione. E come vedete poi, è molto sensoriale, da queste fessure qua, che sono aperte, specialmente di sera, in ambienti con luce soffusa, traspare la luce del colore del piano che ha sopra. E quindi può essere anche per noi, io d'estate voglio una luce più forte, più stimolante, metto un verde acido o un arancio, d'inverno voglio una luce più calda, posso mettere un rosso cupo e la luce, o un blu, perché ho necessità di avere una luce che richiama. Una domandissima, l'energia da dove la assorbe? Ci sono le materie interne? No, c'è un trasformatore interno, che tra l'altro però adesso forse viene messo esternamente perché da un cavo che si estrae. Comunque c'è un trasformatore interno, sotto è attrezzato, c'è un ripiano facilmente accessibile di circa neanche 10 cm, c'è dentro il trasformatore e il cavetto che poi va dentro nascosto e arriva alla corona superiore con dentro il vento. Una cosa importante, mi piace la domanda che mi ha fatto, perché adesso qui non si vede, lo vedrete in mostra, questo prodotto qua, tutti i prodotti sono totalmente disassemblabili, quando voi lo dovrete portare al smaltimento differenziato o alla discarica, voi smonterete la corona di finitura esterna, il metacrilato, adesso lo faremo in altri materiali, tra quella bioplastica, è facilmente asportare, la striscia di legno si strappa facilmente, si tira subito per il piano che c'è sotto e con due viti si stacca il piano di rinforzo in legno sotto e il trasformatore. Sotto di questo materiale. Quindi il cartone va al ciclo completo, il legno va al legno, il metacrilato va al metacrilato e la batteria va al suo smaltimento. Il trasformatore, non la batteria, va al suo smaltimento. Quindi vedete quanti parametri adesso già vi ho messo in testa. Adesso io ve li dico. Il primo punto è anche risparmiare. Risparmiare energia, risparmiare lavorazione e risparmiare materiale. Un esempio. Io poi non sono un grande oratore, non sono molto bravo a spiegare. Poi voi fatemi le domande o interrompetemi se non capite qualcosa, perché io ormai l'ho metabolizzato talmente tanto questo lavoro, però non è così semplice da recepire. Questo prodotto qua è il modulo base del sistema MOLA o del sistema MOLA. Voi lo vedete semplice così, è un cubotto, eppure questo cubotto qua ha il 25% di materiale utilizzato per i cubotti standard, che sono qua. Il 25% è un risultato grandissimo. Perché? Perché è un elemento talmente semplice, che andare a risparmiare su questo. Allora vi spiego come abbiamo fatto. È qui che subentra il design. Il design deve trovare delle forme funzionali, estetiche, di utilizzo, che valorizzino anche i minus, non solo i plus. Quello che vedete è ricavato da un modulo singolo, che è questo elemento qua, che è questo elemento quadrangolare, che adesso qui non ho separato, però è una cornice. E la prima domanda che mi sono posto e che ci siamo posti quando progettavamo, avevamo detto, ma perché deve essere tutto pieno un modulo e non può avere delle parti? Come possiamo fare per risparmiare materiale? Tenete conto che il 25% di materiale vuol dire il 25% di energia, il 25% di immagazzinamento, quindi logistica, trasporto, con l'elettrico, il 25% di lavorazioni, immaginate il risparmio. Detto, come possiamo fare? Ma prima cosa, iniziamo a capire, abbiamo fatto vari prototipi, tentativi, è necessario che sia tutto pieno, è valorizzante, abbiamo fatto i prototipi con i cubotti pieni, cubotti
vuoti, cubotti con più pressurazioni, e abbiamo detto no, non è necessario perché è resistente uguale, anzi il fatto di poterlo aprire prende luce e lo rende più, perché se no lo incupisce molto, lo rende più luminoso. Altro aspetto, cosa ci permette? Ci permette di renderlo modulare e componibile, perché queste fessurazioni qua sono diventate dei punti di composizione dei moduli tra loro, con dei sistemi che si vedranno nel More Light, che li giungono insieme. È come un gioco, voi li accatastate, quando vi piace la soluzione la fissate. È un po' anche un richiamo all'aspetto che possiamo avere possibilità di avere sul PC. Mi viene una domanda, così tanto per sì, sì. Quindi io nella fase di trasporto riduco quel volume? No. Allora, questa è l'evoluzione del sistema. Sì, questa evoluzione qua l'abbiamo voluta semplificare anche rispetto al sistema Bohr, che è ancora più semplice di questo, e questo qui si riduce il volume. Perché questo qui si compone a pettine, e quindi gli arrivano gli elementi, i moduli semplici, e uno poi lo può comporre a pettine. In questo elemento qua invece il prodotto, allora è previsto anche di darlo smontato in uno solo assemblo, però è troppo, allora la gente, l'utente finale è anche un po' piccolo, nel senso devi dare in certe situazioni già preassemblate, perché così è più facile. Allora, il fatto del volume non lo risparmiamo, nella produzione, nella quantità di materiale. Come ho capito anche in fase di stoccaggio, in fase di trasporto. In fase di stoccaggio sì, perché in azienda, essendo un modulo semplice, è preparato, quando viene stoccato non è stoccato così, ma sono stoccati i moduli. Perché da assemblare in azienda questo è semplicissimo. E quindi in base agli ordinativi si assembla il volume che serve. Certo, ci sono di varie dimensioni, quindi è molto piatto, l'aria non c'è, e poi viene assemblato. Tra l'altro risparmia ancora più spazio, perché vi stavo dicendo. Allora, già il fatto stesso di avere le cornici e separare con queste separazioni qua, se un cubotto è tutto pieno, se io uso la metà del materiale perché lo separo, ne utilizzo il 50%. Ma abbiamo detto, ma questi elementi qua che diventano degli stanziatori, possiamo recuperare gli scarti? Noi cerchiamo sempre di recuperare gli scarti dei nostri prodotti. Abbiamo detto sì, perché la parte dentro non era utilizzata, e quindi l'abbiamo utilizzata quando viene tagliato il materiale, dalla parte interna di questo elemento vengono tagliati questi spessori qua, che sono quelli che poi ho bisogno. Quindi, questo può essere più stretto, più largo o no? Allora, noi abbiamo delle dimensioni standard, ma siccome è così semplice da assemblare, ci sono state delle situazioni, dei negozi, delle esigenze, hanno richiesto più profondità, e infatti delle profondità diverse sono state fatte, perché viene assemblato just in time, si dice. Questi si poggiano uno sull'altro. Quelli si incassa la pelle, quello è il primo sistema, quello è molto evoluto, perché da un semplice modulo praticamente si può comporre, sono moduli di tre dimensioni differenti, si può comporre praticamente tantissimo. E infatti lì è stata messa quell'elemento per farlo vedere, che è l'elemento, anche la libertà che gli permette. E un'altra cosa anche. Potete anche schermarli, avete anche dei fondali che voi potete mettere dove volete, anche in ufficio uno può mettere il fondale, poi lasciare il fondale. Allora, materiale. Beh, prima di tutto, risparmio di produzione. Il materiale ecosostenibile, riciclabile il più possibile o naturale. La modularità, quindi il modulo si ripete, e puoi fare determinate situazioni. Non solo i tre sistemi, adesso quattro, i tre sistemi More Light, Mini More, che è quello lì piccolino, che si sta dicendo, e More Light XL sono studiati in moduli dimensionali che si possono combinare tra loro. Quindi sono tutti moduli che si possono combinare, quindi modularità. Componibilità,
quindi io lo posso comporre e scomporre in base allo spazio, lo posso anche rimodulare. Trasformabilità, quindi posso cambiargli le finiture, posso cambiargli anche la forma, cioè. Multifunzionalità, personalizzazione, come vi dicevo. Qui vedete già quanti parametri e l'elemento materiale inizia a essere uno di questi. E poi, nono elemento, la disassemblabilità. È importante questo, perché la maggior parte dei prodotti vanno alla discarica indifferenziata, che è quella che riempie appunto le montagne di discarica, i genitori, perché non si possono separare tra loro i materiali e quindi non possono essere riciclati o non possono essere smaltiti nella differenziata. Quindi i prodotti della Eco Design Collection, chi più chi meno, sono certo, sono completamente, totalmente disassemblabili per modo materiale. E poi multifunzionalità. Sono già 10 parametri. Capite che su 10 parametri, se io tolgo il materiale, tolgo il elemento importante, ma già sarebbe un valore forte già anche a livello utilizzato. Io ho visto tanti prodotti di cartone. Cosa hanno fatto? Tanti perché non sono fatti dal designer. Il designer ha, anche per il percorso di studi magari di Paolo, perché ha una sensibilità, cerca anche di intervenire magari col design che serve anche per la produzione o comunque col progetto. Io poi ho anche una formazione di architetto, ci insegnano anche nell'università i sistemi, le combinazioni di sistemi, l'integrazione di sistemi. Però tanti produttori di arredi in cartone cosa fanno? Potete vederlo, c'è un oggetto tradizionale, lo rifanno in cartone. Ha senso? Non ha senso? Non lo so, non posso essere io a dirlo. Se invece quel prodotto lì ha innovazione di prodotto, bene, ben venga. Secondo me non solo, deve avere innovazione anche di design, dove la parola design racchiude una serie di elementi di componenti. Questa sedia qua, la Twist Chair, cioè secondo me deve avere anche delle innovazioni di stile. Questa sedia qua secondo me non esiste neanche in una sedia tradizionale, magari esiste perché ormai ne fanno talmente tanti tutti, ma noi, io quando l'ho progettata era totalmente nuova e non l'ho trovata. Tutti i concetti di avere il 50% del materiale, di avere i moduli, infatti questi qui sono due cerchi che si intersecano e diventano portanti. Il fatto che dentro, per esempio, nel ristorante il Biologic Bar di Milano, che l'ha utilizzato, dice che tanti sono contenti perché mettono l'iPad dentro mentre mangiano, la borsetta, non tocca a terra, rimane con te o qualche altra cosa. E quindi, cioè, prima di essere un prodotto sostenibile, anche un prodotto nuovo, che sviluppa dei concetti, che anche fosse stata fatta in plastica, avrebbe già degli aspetti innovativi, solo per il fatto di avere lo stile del cerchio, che riprende un po' alcuni aspetti simbolici che volevo seguire anche. Dopo non dilungo troppo, comunque anche un po' orientali, comunque già delle situazioni, forse fate meglio ancora, addirittura fatta così. E poi è molto resistente, cioè, sui miei cubotti qui, in Germania è salito su un peso di 120 kg e non credeva che lo sostenesse, salga, è salito su e non ci credeva. O comunque queste qui sono molto resistenti. È successo che l'hanno danneggiata perché hanno rovesciato caffè con cose, gli abbiamo dato il pezzo e l'ha sostituito. Quindi è questo che dico, il fatto che il prodotto ecosostenibile deve stimolarci a continuare ad andare avanti con la ricerca, con l'esplorazione, col progetto, non dirci scimmiottiamo prodotti già fatti. Scusate che mi scimmiottiamo, tra virgolette, non voglio dire, perché in questo la sfida, secondo me. E il design può aiutare anche la produzione. Per esempio, quest'anno quindi vedete i prodotti nuovi che saranno i mattoni. Vedete, i mattoni, voi vedete le librerie quando sono montate. Quelli sono tutti i mattoni che saranno montati qua. Sono delle semplici lastre di legno o di cartone
che vengono fornite dentro un pack sottile, lineare, ogni pack ha il suo mattone che uno si compone semplicemente con un sistema brevettato per l'Amero, che non è nostro, l'azienda ha preso questo sistema brevettato, e si lo compone a casa, in ufficio, nel locale, e diventa l'elemento volumetrico. Quello sì viene dato in mercato, perché abbiamo trovato il sistema semplice per poterlo comporre. Tra l'altro, io non volevo un sistema semplice anche di spine, spinotti, che poi dopo fosse squadrato, perché come dicevo il design deve seguire anche la realizzazione di uno stile che il designer vuole esprimere. E quindi quello anche in taglia 45 gradi, quindi è fissabile con elementi che hanno il taglio a 45 gradi, che è più interessante. Composto ogni mattone si compone poi la composizione che si vuole, la livella, l'interparete, un serpentone, perché l'innovazione rispetto agli altri sistemi questi è che si compongono su un perno e ruotano, e quindi possono essere non solo secondo gli assi cartesiani, ma possono essere anche con delle forme tridimensionali più libere, anche fare dei cerchi, dei semicerchi. Qui c'è il sistema mattoni e lo facciamo sia in legno sia in cartone. Ci sarà il sistema more light che serve, che sente l'evoluzione del more generatore fino al more light, e sarà un sistema grande che contiene tutti gli altri sistemi ed è molto funzionale per esempio per negozi, situazioni espositive, perché si devono esporre anche cose grosse. Ci sarà una nuova siluetta che a me piace tantissimo, infatti è chiamata l'S-Chip, dal fatto di togliere, che avrà solo due elementi che composti insieme formano la siluetta. I due elementi sono le gambe, e anche la gamba è semplicissima, è fatta da un elemento unico a quattro piegato in legno, e la seduta in cartone. Quindi questo connubio tra sedia e cartone è tenuto insieme da dei tiranti. Avrà una forma avanti arcuata perché serve per le controventature, e anche le controventature sono state ridotte al minimo. È un prototipo avanzatissimo da produzione, adesso stanno facendo dei test, però è il minimo che potevamo fare. Di due siamo riusciti a eliminare la controventatura, quindi 20% in meno di lavorazione, 20% in meno di materiale, 20% in meno di tutte queste situazioni. E potrà essere sia con i braccioli che senza braccioli. L'elemento semplice può essere solo gambo, può diventare più alto del braccioli. E sono accatastabili tra loro, quindi anche nei locali, nelle case, sono sovrapponibili una sull'altra. Poi ci sarà il sistema 2D. Il sistema 2D. Fatemi aprire una parentesi su questa, perché così vi riesco a spiegare anche l'aspetto simbolico di alcuni prodotti. Il sistema 2B è proprio un sistema semplicissimo, sono dei vasi o dei portacandele, è questo qua. Eppure è un prodotto a cui io sono particolarmente affezionato, come a tutti, perché voglio dire a tutti. Però questo qua è un prodotto particolarmente simbolico. Quando io l'ho pensato, a me affascinava la rappresentazione del mondo dei bambini. I bambini quando rappresentano il mondo cosa fanno? Un cerchio, e quello è il geoide, la terra, no? È la nostra terra. E poi sopra gli fanno, perché non ho più una lavagna, se no lo disegnavo bellissimo, fanno sopra la pianticella e poi lo mettino con le due gambette, l'asticella centrale, i due braccini e la testa. E fiore a volte, no? Chi anche vuole andare un po' avanti. Quella è la terra, quello è la circonferenza che racchiude un sistema, se analizziamo bene, che è tutto il substrato che c'è sopra, la nostra terra, sopra, la parte che noi calpestiamo, e poi la parte sopra, l'albero, il fiore di un uomo che vive. Io più volte mi sono chiesto, ma noi ci chiediamo, noi rappresentiamo sopra e dentro, e sotto, noi dobbiamo essere consapevoli che ogni nostra azione ha delle conseguenze, che sono sotto, la parte sopra bella è dovuta alle radici, al substrato che c'è sotto, alla terra che porta gli alimenti, che magari è sporca e non ci piace, ma è fondamentale.
Allora, il sistema turistico è quello, no? È utilizzato sempre per il design, perché il design è sicuro. La circonferenza. La circonferenza sono questi, è questo frame che lo racchiude. È stato stilizzato perché sono due linee che si inseguono per la produzione, semplici, che poi vengono assemblate e formano un elemento tridimensionale. Ma poi non solo, è anche il concetto dello yin e dello yang che si rincorrono, due linee uguali, o del circolo che ritorna dalla culla alla culla, ha un valore simbolico, quindi le linee che ritornano. E quello è il nostro mondo. La parte sopra, la pianta, è quella che vive sul nostro mondo. Però noi dobbiamo renderci conto che è importantissimo quello che c'è anche sotto. Se noi sversiamo dell'olio sul terreno, l'olio incombusto, l'olio usato, sversiamo della benzina, o quando ci avanza della vernice, la buttiamo dentro nei pomini, quella va sotto, ha delle conseguenze, inquina sotto. Ed è quella che fa via la parte sopra. E per questo quindi è stata resa trasparente, per far vedere la ramificazione, la parte dove sta la sostanza, l'elemento vero della nostra natura. E in più ho voluto dargli un valore simbolico ancora più forte. Abbiamo trovato un'azienda che le realizza, che è un'azienda intrinseca che lavorava per il settore farmaceutico, non facendo un dentro per le ricerche, che è un paese pazzesco in Italia. E gli ho chiesto di farmi queste ampolle che hanno la forma di provetta, perché la provetta vuol dire maneggiare con cura, attenzione, il nostro mondo, la nostra terra va maneggiata con cura, iniziamo a porci delle domande, a renderci conto di questo, di quello che stiamo facendo sotto, nella parte nascosta, perché noi quando nascondiamo una cosa eliminiamo un problema, però il problema è questo caso, forte c'è, intorno. E allora questo ha un valore simbolico in questo senso, quindi anche un oggetto semplice fuori. Un valore simbolico. Quindi quest'anno ve l'ha presentato il TV Oltre che in Cartoon con la bioplastica, con l'azienda Mazzucchelli, che è una multinazionale che ha questo prodotto fenomenale. Io sono andato a scovarlo, a trovarli, gli ho disegnato delle fantasie, abbiamo lavorato più di un anno. Abbiamo trovato 5 fantasie che secondo me andavano bene, perché loro per lo più sono montature di occhiali, tutto un altro problema, moda, e quindi elementi piccoli per elementi più grandi, e presenteremo una prima fantasia più pratica. Quindi l'aspetto importante cos'è? Non è quello che dicevo prima, i prodotti non devono eliminarci il piacere di possederli, la sensorialità, il punto in cui siamo arrivati, non dobbiamo tornare indietro. In questo caso abbiamo la stessa sensorialità della plastica. Il piacere di avere dei prodotti che hanno delle fantasie, delle trasparenze particolari, ma in questo caso sono biodegradabili. E quindi tutto il problema di inquinare i mari, di ambiente con la plastica, sta risolvendo. E un altro prodotto è questo pallino tappo, poi che ci sarà, che ha dentro un sistema che è antibatterico. Col Politecnico di Milano, del Dipartimento del Professor Cicale, nella lavorato per più di un anno, loro hanno questo sistema bellissimo. Si forma un modulo che siamo riusciti facendo delle piccole modifiche, tenendolo semplice, totalmente disassemblabile, da inserire dentro il tavolino. Quando lui funziona, si accende una luce bluette, vuol dire che in quel momento sta purificando l'ambiente, sta abbattendo la carica batterica, la polvere sottile, e quindi l'ambiente dove noi viviamo dentro, lui non solo è il nostro tavolino, è un contenitore, è una lampada, ci vuole dare un po' di luce per renderci più bella la nostra stanza, ma ci vuole anche aiutare ad avere un ambiente più bello. È un amico, dobbiamo rispettarlo. Per rendere ancora più tangibile questa sensorialità, secondo me è bello questo studio sui progetti multisensoriali, sono riusciti a inserirgli dentro un sistema di diffusione di essenze compatto, integrato, per cui oltre ad avere rafforzo il senso del benessere che mi sta dando, magari mettendo dentro delle essenze di un prato fiorito, di una foresta che lui emana, la posso modulare e ancora di più percepisco all'interno dentro di me il benessere che mi sta dando. Poi ci sarà una linea che va avanti, parte già con dentro di chemi vivi,
Quindi ci sono dei ritenuti e dei miei prodotti che vengono pre-raccolti, è un sistema, ci sono due leader mondiali che lo fanno, le paesi scandinavi, e raccolgono questi ritenuti dal sottobosco. Vivono solo dell'umidità ambientale, quindi è un metodo nuovo di portare il verde nelle nostre case, nei nostri uffici, nei nostri spazi, senza avere il problema di tagliare. È più che altro perché mi sono venuta una missione di un'idea. Ah, mi hai portato dietro gli studenti. Cosa dirà? Va bene, taglio subito. Vivono solo dell'umidità ambientale, quindi sono anche degli indicatori del benessere del nostro spazio. Vivono con noi. Ci sarà un tavolo con tutto, un piano di vetro con sotto questo Michele che è chiamato simbolicamente dei Joulet, o di Joulet Soulet, un centro artistico, e insegnati a me, no? I quadri, e quindi è come portare il concetto della natura dall'umidità ambientale. E quindi io è come se mangiassi, facessi un picnic fuori e ricordo che c'è un ambiente, che c'è un verde che devo rispettare all'esterno. Beh, io ho finito, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche